Buongiorno a tutti quanti. La scorsa settimana abbiamo cominciato a parlare di la ricerca della felicità. Ricordate, abbiamo visto anche un filmato, un film famoso di Gabriele Muccino che si chiamava proprio La ricerca della felicità con Will Smith. E con Will Smith che diceva: se vuoi una cosa devi andarla a prendere, punto. E abbiamo anche detto che come credenti noi abbiamo un privilegio, perché abbiamo il vantaggio di poter prendere la nostra felicità indipendentemente da quello che c'è attorno, indipendentemente da quello che sono le vicissitudini, da come siamo, da quelli che ci circondano. Se seguiamo le leggi della felicità che sono contenute nella parola di Dio, abbiamo visto le 5 leggi della felicità, molto rapidamente le troviamo, che dicevano. Che nascono dalla lettura di quello che sono le parole di Dio nella Bibbia, ovvero non ricercare la felicità, credo. Sarò tanto felice quanto decido di essere felice. Sono io che creo la mia felicità. La seconda legge è: la felicità non è un obiettivo, è il risultato di pensieri e di azioni giuste. La felicità non è una spiaggia, la felicità non è un castello, la felicità non è un monte che io devo arrivare, ma è l'effetto del mio pensare, del mio modo di agire. Quella è la felicità. Terza legge: le abitudini creano la mia felicità, oppure la mia felicità, se sono abitudini sbagliate. Quarta legge: la felicità basata sugli eventi è temporanea, ma la felicità basata sulle abitudini è duratura. Le abitudini, ricordate, abitudini, viene da abito, qualche cosa che mi porto addosso, che porto durante a me. Se so, avrò addosso delle cose giuste, avrò addosso parte della mia felicità. E infine, la quinta legge: le abitudini che creano felicità danno dipendenza, come le cattive abitudini. Posso essere dipendente da una sostanza che mi rende infelice, oppure posso essere dipendente da un'abitudine che mi rende infelice. Felice. E la scelta alla fine è la mia, non di altri. Vi ricordate, abbiamo letto che Paolo, nella lettera ai Filippesi, insegna ad applicare queste caratteristiche alla vita cristiana, caratteristiche che creano la felicità. Paolo non lo dice nel brano, ma queste caratteristiche poi nella vita cristiana vengono definite anche le virtù cristiane. E uno dei risultati dell'applicazione di queste regole, di queste norme, di queste virtù cristiane alla propria vita è appunto la felicità. Poi comincia dalla cosa più vicina a se stessi, che sono i rapporti che uno ha con gli altri, per poter cambiare le loro vite a seconda di come i filippesi si rapportano insieme con gli altri. Per poter cambiare in vite che siano piene di felicità, che siano felici. Vuole che i filippesi provino quella felicità. E mi dai il prossimo, non lo leggiamo. Questo è il brano prossimo, molto lungo, di Filippesi da 2 a 11, dove Paolo proietta una gioia, una felicità, una positività nei confronti di chi lo aveva accolto in una città dove, vi ricordate, capitolo 16 di Atti, dove era stato bastonato, era stato messo in prigione, alla fine gli hanno detto: ok, sei così simpatico che è meglio che te ne vai. Per cui Paolo, nonostante tutto, ha questo impatto positivo verso il ricordo che ha della città di Filippi e dei Filippesi. La prima virtù, abbiamo visto la settimana scorsa, che di cui parla a Paolo e Filippesi, è che è quello, la virtù della gratitudine. Cioè, tu devi ringraziare le persone che hai nella tua vita, devi ringraziare ricordandoti non il peggio, ma il meglio delle persone che hai avuto nella vita. La seconda caratteristica che vediamo oggi, che è sempre una virtù, è questa: per essere felice devo pregare con gioia per le persone nella mia vita. Allora, la preghiera in sé è una virtù cristiana, è una virtù, il
fatto di pregare è una virtù. Ci sono diversi modi di pregare, diversi tipi di preghiera. Oggi non è una predicazione basata sulla preghiera, per cui non li vediamo, altrimenti facciamo le tre di notte. Ma Paolo sta parlando in questo caso di un tipo di preghiera specifica che si chiama la preghiera di intercessione. Chi intercede è come se colmasse la distanza che c'è fra Dio e la persona per cui uno intercede. È come mettere una mano sul trono di Dio e una mano sulla spalla di quello per cui intercede. Tu stai in mezzo, stai pregando Dio affinché ci sia un collegamento tra la persona per cui stai pregando e Dio, e tu sei là in mezzo e sei la fonte dell'intercessione verso quella persona. Ti piacerebbe che Paolo pregasse per te, che il grande Paolo, di sapere che Paolo sta pregando per te? Non ti sentiresti incoraggiato di sapere che qualcuno così grande, campione nella fede, stia pregando per te? Senti Mario, sai, Paolo da Tarso sta pregando per te, adesso non può più perché non c'è più. Sappiate che personalmente io sono molto incoraggiato da tutte le persone che ogni tanto vengono e mi dicono: Marco, sto pregando per te. Io lo so che pregate, ma nel momento che me lo dite, che mi dite che state pregando, per me è come accendere un fuoco nuovamente sotto la pentola, con l'acqua che ribolle, con la mia fede che ribolle, e parte, anzi, gran parte delle energie che ho da 30 anni nell'Alto Lazio per fare questa missione e da quasi 20 anni come pastore della Chiesa provengono proprio dalle preghiere, dal sapere che voi pregate per me. Paolo afferma questo in Filippesi 1 al capitolo al versetto 4: e sempre in ogni preghiera prego per tutti, e sempre in ogni preghiera per tutti voi prego con gioia, e sottolineo gioia. E qui casca l'asino, o il credente, che qualche volta è un asino. Io spesso sono un asino perché non capisco bene quello che mi dice la parola del Signore. Perché devo pregare Paolo? Perché devo pregare? Specificatamente, perché è che devo pregare? Perché, sapete, quando io prego, spesso faccio delle liste mentali abbastanza lunghe e mi faccio un progetto di una preghiera a modo mio. Allora, dunque, vediamo. Preghiamo per moglie, i miei figli, mia madre, ok? Poi preghiamo per gli amici, certo, preghiamo per i membri di chiesa, chiaramente, per le persone che sto discepolando, per quell'amica tanto simpatica che ancora non conosce Gesù e che la vorrei assieme a me in paradiso affinché accetti e così accetti Gesù. E così posso andare avanti facendo tutto un elenco mentale di persone per cui io prego. Perché? Perché sono incoraggiato dal loro comportamento verso di me, o perché sono incoraggiato dal fatto che ancora non credono in Gesù, ma mi piacciono e li vorrei tanto da questa parte. Sono tutte persone che sono piacevoli, che sono persone che io amo, che sono persone che conosco e a cui voglio in qualche maniera bene. Facile, vero? Facile pregare così. Infatti, se leggiamo il versetto, Paolo dice: e sempre in ogni preghiera per tutti quelli che mi stanno simpatici prego con gioia. Mi sa che ho aggiunto qualche cosa, vero? Forse ho aggiunto la parte che mi fa comodo: prego quelli che mi stanno simpatici. Paolo dice un'altra cosa: preghi con la preghiera per tutti qui. Facendo uno studio della parola tutti, scappa fuori che nell'originale greco tutti significa tutti. Non ci sono alternative, non ci sono cose segrete che sta dicendo Paolo. Paolo dice che prega per tutti, nessuno escluso. E tra quei tutti, tra quei filippesi, chissà, magari c'erano persone che non stavano al massimo della simpatia, pure la chiesa di Filippi aveva i suoi problemi, se leggete il libro, un libro positivo, però qualche problemino c'era, qualche persona che faceva, insomma, che gli faceva scaldare un pochino all'animo Paolo. C'erano forse persone che so io, che erano quelle che nel capitolo 16 di Atti avevano bastonato Paolo e Sila in mezzo alla piazza. Lui
questa mamma in questo momento pensa a qualcuno che ti irrita profondamente. Ti do 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5. Ci hai pensato? L'hai trovato? Di sicuro sì, io ce l'ho in questo momento in mente. Che so io, forse è quel tuo parente che ti abbraccia così appassionatamente e ti bacia, magari col Covid ti dà il gomito, e poi appena volti le spalle comincia a sparlare con te, di te con tutti quanti quelli della famiglia. Oppure quel vicino che ti parcheggia sempre nel posto, nel luogo dove parcheggi tu, magari nel posto macchina che tu hai pagato, c'è sempre la macchina sua. Il tuo capo di lavoro che gratifica l'impiegata perché ha la minigonna e il tacco 12, mentre sei te che porti avanti l'ufficio praticamente da solo, praticamente da solo. Hai mai pregato per queste persone? Hai mai pregato per una persona che non è che odi, però quando la vedi... Perché? Perché adesso è tutta questa brutta giornata che ho incontrato questa persona. Hai mai pregato per queste persone? Oppure ti sei soltanto lamentato? Ti sei soltanto lamentata? Hai cercato il pelo nell'uovo in ogni comportamento? Ecco, lo vedi? Lo stai facendo di nuovo? Questo non cambierà mai. Ah, sì. Lo vedi? È così. Hai mai provato? Forse qualche volta lo hai fatto, però te lo diciamo in pezzetto. E sempre ho mia preghiera, preghiera per tutti voi, prego con gioia. Perché una cosa è pregare con gioia, una cosa è pregare con rabbia. Signore mio, cambialo, non ne posso più, fallo cambiare, non ne posso più, Signore. Fallo cambiare, quello non è pregare con gioia. Cioè, Signore mio, ti ringrazio di questa persona che ho qua davanti, che è così ostile alla mia natura, ma io prego con gioia che tu lo converta, prego con gioia che tu gli risolvi i suoi problemi, prego con gioia che si calmi. E questa è la preghiera che ci sta chiedendo Paolo. Ora, nel mondo siamo molto new age, che diciamo che bisogna pensare positivo, non devi pensare negativo, non devi, perché se pensi negativo poi le cose ti vanno male, perché tu stai pensando in maniera negativa. E ti dico una cosa, che pregare positivo ha valore molto di più del pensare positivo. Se tu preghi in maniera positiva, con la certezza che Dio interverrà nelle vite di queste persone, quello che tu stai pregando accadrà, perché abbiamo un Dio che è in ascolto. Il modo più semplice per cambiare una relazione sbagliata con le persone che hai a fianco, che ha intorno, è iniziare a pregare con gioia per lui o per lei, anche se sono delle persone non particolarmente amabili. Allora, che cos'è? Però dice, vabbè, come posso pregare? Perché pregare in positivo per persone che sono negative nella mia vita è difficile. Paolo ce lo spiega, mi dai il prossimo messaggio. Paolo ce lo spiega, mi dai. Filippesi, dal versetto, sempre capitolo 1, dal versetto 9 all'11, e dice così: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. E ci sono quattro cose che ci indica Paolo su cui pregare. La prima è questa: crescano nell'amore, versetto 9, che il vostro amore abbondi sempre di più. Vuoi che le persone attorno a te, quelle difficili, abbiano amore verso di te? Devono cominciare a avere amore dentro di loro, perché gran parte delle persone che si comportano in questa maniera è perché non si sentono amati, non hanno amore dentro, e è quello il motivo del loro comportamento. E allora devono cominciare ad apprezzare l'amore. E tu allora cosa devi pregare? Signore, dagli più amore, a
questa persona che mi parcheggia sempre qua, qua davanti al posto a macchina mio e mi tratta pure male quando esco, mi dice le parolacce, dagli amore, dagli amore. La seconda cosa che dicevamo, prendano decisioni sagge, in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori. Molte delle persone che sono difficili è perché non sono state abituate, non hanno dentro di sé la capacità di capire quali sono le cose giuste, le cose sagge, le decisioni giuste della loro vita. Magari hanno preso delle decisioni sbagliate all'interno della loro vita e continuano a perpetrare quelle decisioni di giorno in giorno. Allora prega questo, Signore, fa che questa persona diventi saggia. Dagli la saggezza tua, metti dentro di te la tua saggezza. Quarta cosa che dice Paolo di pregare: vivano con integrità. Versetto 10: affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. Quasi tutte le persone che hanno un rapporto cattivo verso di te o verso gli altri hanno un rapporto cattivo con Cristo perché non vivono nell'integrità. Perché stanno avendo una vita piena di vizi, bugie, deviazioni, che non fanno piacere a Cristo, non sono integri, come dice, non sono irreprensibili. E dentro di loro, il loro intimo, perché noi siamo stati creati con un animo che è simile a quello di Dio, abbiamo questa capacità di immaginarsi, di sentire l'Eterno, per cui sentono che saranno giudicati alla fine. E infine, la cosa più importante, diventino come Gesù, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Solo nel momento che Gesù Cristo arriva nella tua vita, tu puoi essere ripieno, avere una vita piena. Queste persone che sono intorno, che sono così difficili, sono così perché non hanno Cristo. Allora che cosa devi pregare? Che siano ricolmi dei frutti di Cristo, che siano ricolmi. Quali sono i frutti di cui sta parlando Paolo? Ce lo spiega in Galati 5:22-23. Il frutto dello Spirito, lo Spirito è uno che dà più frutti, abbiamo detto più una volta, non è una mela, i frutti non sono una mela, una banana, una pera, ma è un frutto che si divide in amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Nel momento che Cristo arriva nella vita di queste persone, ci sarà un po' più di amore, anzi molto più amore, molta più gioia, molta più pace, molta più pazienza, molta più benevolenza, molta più bontà, molta più fedeltà, molta più mansuetudine, molto più autocontrollo, in parti differenti e in percentuali differenti, ma queste cose arriveranno nelle vite delle persone per cui tu preghi. Paolo sta pregando quattro caratteristiche che vuole che i filippesi sperimentino, che sono quattro virtù cristiane, sono quattro dei 12 virtù cristiane. E prega per un semplice motivo, perché lui, diciamo una cosa, lui era stato a Filippi, aveva piantato la chiesa a Filippi e poi stava discepolando a distanza. Vi ricordate, Paolo in questo momento è a Roma 24 ore su 24 con un soldato a catena, incatenato con lui, però nonostante tutto arriva con i suoi insegnamenti, perché gli fece le leggere, perché gli sta mandando indietro Epafra, che era un fratello di Filippi che è stato con lui e gli ha dato istruzioni da dare ai filippesi. Però Paolo sa perfettamente che la sua predicazione, le sue lettere non possono nulla, non possono cambiare le persone. Non li ha trasformati attraverso le predicazioni quando era lì, e non li può modificare attraverso le lettere. Ma chi è che può modificarli? Dio può modificarli. Io personalmente sono più convinto che né un pastore, né un predicatore, né un missionario, né io, né Mario, con le nostre predicazioni possiamo cambiare le vostre vite. Noi non possiamo cambiare le vostre vite.
Voi potete venire qua e sentirvi tanto edificati, ma uscire da quella morte e avere la vita completamente uguale a quando siete entrati. Se poi quelle istruzioni che noi diamo da questo palco, che vi vengono date dagli insegnanti che avete nella vostra vita, non diventano virtù cristiane, parti di un abito che vi mettete la mattina e lo togliete la sera quando andate a letto, lo riportate dentro, lo rimettete dentro di voi, su di voi il giorno dopo. Devono diventare parti che sono parte della vostra vita, altrimenti noi non possiamo nulla. Paolo ricorda le parole di Gesù. Giovanni 14, versetto 13, Giovanni 15, versetto 17. Quello che voi chiederete nel mio nome lo farò. Quindi Paolo sta pregando che i filippesi potessero avere quelle caratteristiche per cui Gesù dice: quello che tu mi chiedi nel mio nome, Paolo sta chiedendo il nome di Gesù, io lo farò, per cui Paolo è sicuro che Gesù le fa. E poi al versetto 15 dice: se dimorate, questo è Gesù che parla, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Paolo sa che la sua preghiera può agire nella vita degli altri, perché altrimenti non avrebbe pregato. Sa che la preghiera di Paolo può agire nella vita degli altri e spingere le persone per cui prega ad applicare la sola cosa che può trasformare quelle vite, le virtù cristiane applicate a se stessi. Ma sa bene che tutto è condizionato da un se. Se. Se dimorate in me. Se la mattina ti metti l'abito delle virtù cristiane e lo togli la sera quando vai a letto, e poi la mattina dopo di nuovo ti metti l'abito delle virtù cristiane, ci vivi dentro, ed è quello che crea la tua felicità. Paolo non li vuole soltanto santi, perché sennò sarebbe facile. Credi, sii battezzato, credi in Gesù e sei santo. Pace. Poi se fai una vita di è la stessa cosa, tanto sei santo. Soffri qua, ma che ti importa? Soffri per poco e poi godi tutto il resto dell'eternità. Paolo invece li vuole felici dove? Qua, in questa vita. Cristo ti vuole felice, qualche volta non capita, ma il progetto di Dio è di darti la vita eterna di là, che sarà chiaramente felice perché è una vita vissuta insieme a Lui, ma vuole anche renderti felice di qua attraverso Cristo cristiano. Ora, dice, vabbè, però per pregare soltanto per queste cose è un po' limitante, perché insomma mi hai dato quattro virtù. Mi dai la prossima? Questo è un elenco non esaustivo delle virtù cristiane, sono 139, che scappano fuori dalla parola. Ripeto, è un elenco non esaustivo, non è tutto quanto. Poi sì, ci sono dei macro gruppi di virtù cristiane, ma diciamo che leggendo la Bibbia, queste sono le 139 virtù cristiane che tu puoi applicare alla tua vita. E non dirmi che non sai cosa pregare per le persone. Sul gruppo WhatsApp vi manterrò queste 139 virtù cristiane che potete pregare per le persone. E vedete che sicuramente dentro c'è qualche cosa che potete pregare per le persone che sono a fianco vostro, sia quelle che vi piacciono, ma soprattutto quelle che non vi piacciono. In conclusione, tu sei lo strumento che Dio ha deciso di usare per colmare la distanza tra il suo trono e le persone che sono a fianco a te. Per mettere una mano sul trono di Dio e una mano sulla spada delle persone, anche quelle che non ti piacciono, anche quelle che non ti piacciono, anzi, soprattutto quelle che non ti piacciono, mi verrebbe da dire, che cercano la felicità e non la trovano, che sono arrabbiate col mondo, che hanno una vita tremenda e per quello che reagiscono contro di te, perché non hanno compreso che la felicità è qualcosa che si crea. Non è qualcosa che si raggiunge, non è una spiaggia che si raggiunge con la macchina, non è un castello che si raggiunge, non è una montagna che si scala,
ma qualcosa che ti metti addosso attraverso l'abito delle virtù cristiane, che decidi di indossare ogni giorno. Ti do un consiglio, prega queste cose per i tuoi figli, per il tuo sposo, per la tua sposa, per le persone a cui ami, certo pregale per queste, ma anche pregale per le persone che non sono amabili e fermati a vedere quello che succede. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu ci dai la certezza di poter raggiungere la felicità applicando le virtù cristiane alla nostra vita. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi nel tuo cuore, prega assieme a me queste cose. Signore, io voglio pregare per quelle persone che sono difficili, per le persone che non sono amabili, persone che forse gli hanno anche fatto del male. Io non voglio che vivano una vita di tormento di là, per cui prego che siano salvate, ma non voglio nemmeno che abbiano una vita di tormento di qua. Per cui queste cose le prego sinceramente con gioia dal mio cuore. Signore, questa persona, queste persone di cui sto pensando adesso, io ti prego che cresca nell'amore. Fallo crescere nell'amore, falla crescere nell'amore. Dagli amore, dagli l'amore che non sentono in questo momento. È per quello che si comportano in questo modo, dagli il tuo amore, fagli sentire il tuo amore. E Signore Gesù, io ti prego affinché questa persona possa prendere delle decisioni sagge, che possa cancellare tutte le decisioni sbagliate che ha preso nella sua vita e prendere un po' di saggezza da te. E Signore, ti prego sempre per questa persona, affinché possa vivere con integrità, possa rinunciare alle cose brutte che sta facendo, alle cose sbagliate, ai peccati che sta perpetrando, affinché viva in integrità e sia limpio e reprensibile nel giorno che tu ritornerai. E infine, Signore, io prego per queste persone la cosa più grande, che diventi come te. Io stesso voglio diventare come te, Signore Gesù, e io prego che queste persone siano sempre di più trasformate dal tuo amore e dalle tue virtù, affinché possano essere delle copie tue, delle persone che seguono quello che tu hai seguito, che parlano con le tue parole e hanno lo stesso tuo amore. Queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore.